oggi una serie di video dedicate a quattro figure molto diverse, ma secondo me molto importanti della storia del cinema italiano, che hanno, come dire, spaziato all'interno del cinema italiano, soprattutto del cinema italiano moderno, quindi quello del dopoguerra, e che gli hanno dato qualcosa di molto importante, anche se non sempre quel qualcosa è stato ben recepito, ben interpretato. Comincio oggi con un regista che è stato da poco riscoperto anche grazie a una bellissima retrospettiva all'interno della Festa del Cinema di Roma. Chi era Antonio Pietrangeli? Antonio Pietrangeli era un sceneggiatore, critico cinematografico e regista, nato a Roma il 19 gennaio del 19 e morto a Gaeta, tra l'altro in circostanze particolari, e affogato durante le riprese del suo ultimo film, in quel caso che poi è stato portato a compimento dal collega Valerio Zurlini, a Gaeta, dicevo, il 12 luglio del 68. In carriera ha vinto un premio al Festival di Berlino, un Davide di Donatello e tre Nastri d'Argento. La sua carriera nasce al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lui si laurea in medicina, però nel frattempo studia al Centro Sperimentale. Qui, oltre a cominciare a praticare il cinema, si comincia a dedicare alla scrittura grazie alla storica rivista di critica Bianco e Nero. Qui conosce alcuni dei più importanti registi che stavano rivoluzionando, stavano riscrivendo il cinema italiano del dopoguerra, e comincia a collaborare per loro da sceneggiatore non accreditato, soprattutto per Visconti in Ossessione e La Terra Trema e con Rossellini in Europa 51. Ovviamente queste conoscenze, questo cominciare a conoscere da dentro il mondo del cinema lo fa subito appassionare alla regia e quindi in relativamente poco tempo esordisce appunto dietro la macchina da presa nel 53 con il sole negli occhi. Il grande lascito, il grande ruolo che ha avuto Pietrangeli nella storia del cinema italiano e non solo è la sua grandezza nel raccontare le donne. La sua splendida galleria di personaggi femminili che ha inanellato dal primo all'ultimo film. Sono personaggi femminili non solo di una grandissima forza, di una grandissima complessità, di una grandissima ricchezza di sfumature, di suggestioni, ma sono soprattutto dei personaggi femminili importanti. Non solo perché Pietrangeli era bravissimo a descrivere le donne e a inventarle, a scrivere le donne, ma soprattutto perché attraverso quei personaggi Pietrangeli faceva una riflessione estremamente moderna su il ruolo della donna all'interno della società italiana e il ruolo della donna all'interno del cinema italiano. Ed è una riflessione che è riuscita nell'arco di appunto 15-20 anni di cinema ad abbracciare veramente tanti campi. Non è solo la donna come figura, è anche la donna come appunto ruolo sociale, è anche la donna come prisma attraverso cui riflettere i contrasti tra città e provincia, tra metropoli e campagna, ma anche classi sociali, anche una sorta di, come dire, sfumatura di lotta di classe all'interno. Attraverso questi personaggi femminili sono di una tale bellezza e di una tale ricchezza che diventano quasi una sorta di allegoria dell'intera nazione e che diventano l'intero tessuto su cui il modo di fare cinema di Pietrangeli si fonda. Ed è un modo che si fonda anche su una revisione della commedia italiana in chiave molto diversa. Se i suoi colleghi più importanti, più riconosciuti come alfieri della commedia, raccontano, penso a Dino Risi soprattutto, raccontano la commedia in chiave esplicitamente sociale, per non dire politica, questi elementi Pietrangeli li rilegge da un punto di vista esistenziale, quasi psicologico, e per fare questo il suo modo di racconto diventa molto più sottile, molto più acuto in qualche modo, e soprattutto è importante il suo modo di mettere in scena. Se le sue radici sono evidentemente quelle del neorealismo, di cui ha vissuto la fine e anche in qualche modo le degenerazioni, il cinema di Pietrangeli è un cinema che parte da lì, che rielabora quei modi di mettere in scena e li fa evolvere verso una, boh, potremmo dire una visione italiana della Nouvelle Vague.
il modo in cui l'unità, la linearità narrativa si frammenta di continuo, si distorce, si reinventa nelle forme del racconto, i flashback, i flash forward, gli episodi, i bozzetti che sembrano inseguirsi e non formano quasi mai un corpo unico, e soprattutto attraverso la forma, l'uso delle inquadrature, dei movimenti di macchina, del montaggio, dei tagli. È tutto frammentato, tutto nervoso, talmente moderno da sfociare quasi in un postmoderno, perdonatemi il termine che non è bellissimo, lo so, quando comincia a usare le forme della cultura popolare, il pop, da tanti punti di vista, per veicolare meglio la sua riflessione. E queste forme di musica, soprattutto le canzonette, l'utilizzo di elementi della cultura popolare, anche dell'Italia popolare, per comunicare meglio con lo spettatore, per farlo rispecchiare in una storia, ma attraverso quegli elementi, soprattutto le canzoni che sono il cuore pulsante di molti dei film di Pietrangeli, raccontare l'Italia, fare in modo che quelle canzoni, la radio e i riferimenti culturali popolari dell'epoca diventassero non solo uno sfondo, una tela su cui fare cinema, ma diventassero proprio elementi di quel cinema, elementi di riflessione, di comunicazione con lo spettatore. Pietrangeli, come detto, avrà una carriera sempre in crescendo, sempre più ricoperta di riconoscimenti e di successi. La morte improvvisa interromperà quella carriera e lo porterà a un paradossale oblio di cui non si capisce bene la ragione critica, la ragione anche storica, e che poi, 30 anni dopo, con questo oblio finirà e ci sarà una riscoperta critica del lavoro di Antonio Pietrangeli. E allora, per aiutare anche voi che state guardando questo video a riscoprire questo autore, se non lo conoscete già e se non l'avete già riscoperto, ecco i tre film più belli di questo regista, ovviamente, a mio parere. Se questi film si trovano su YouTube, apparirà qui il link su cui cliccherete, oppure troverete comunque, in qualunque caso, sotto nell'info box tutti i link, non solo utili per approfondire questo regista, ma anche per vedere questi film in maniera legale. 1960 è il film in cui esce definitivamente dai ricordi del neorealismo o del neorealismo rosa e arriva a una definizione più compiuta non solo di cinema di Pietrangeli, ma anche di commedia italiana, Adua e le compagne. È un racconto davvero, ecco, in questo senso si sente una forza corale e romanzesca nel raccontare questo gruppo di prostitute che dopo la chiusura delle case chiuse cercano di reinventarsi una vita e si mettono insieme per gestire un ristorante. È un gruppo di ritratti femminili a confronto con il maschio italiano. È come se Pietrangeli in tutta la sua carriera, e questo film ne è un po' una sorta di paradigma, abbia raccontato il rapporto tra donne e uomini come se fosse anche uno specchio per leggere come dire, i malesseri di un'intera società. Alcuni dei personaggi più belli della sua carriera, anche alcuni degli attori più fantastici che ha diretto, una su tutte, la protagonista Simone Signoret. È un film di grande respiro proprio perché non cerca dei toni secchi, netti, non cerca, come dire, dei registri troppo specifici, ma cerca di continuo di sfumare il racconto, la ripresa, la messa in scena. Un film davvero, davvero notevole, su cui tra l'altro di cui avevo fatto un video qualche tempo fa e quindi poi vi metto o sotto o qui un link per poterlo vedere. 1964, La visita. Se quello era un film corale, Adua e le compagne, questo è una sorta di passo a due. Sandra Milo nel ruolo forse più bello, nell'interpretazione più bella della sua carriera, il rapporto tra due solitudini, tra due persone ormai non molto nel fiore degli anni, che si cercano tramite poste, cercano di incontrarsi per potersi inventare una vita, per poter creare una loro famiglia. Un film di una malinconia esistenziale straordinaria, però raccontata attraverso una freschezza, una intelligenza, una vivacità di notazioni, di luoghi, di situazioni. Anche qui
tutto commentato attraverso gli elementi della vita popolare, della quotidianità e del rapporto tra la città e la provincia, che negli anni 60 era piuttosto centrale, non solo nella vita degli italiani, ma anche nel dibattito culturale. Tra l'altro un lavoro sulla forma sempre più ardito che porterà al capolavoro, secondo me assoluto, di Antonio Pietrangeli, 1965. Io la conoscevo bene, è un film straordinario, un film che ho visto poco tempo fa, appunto in quella retrospettiva alla Festa del Cinema, ed è un film straordinario, non solo perché è un personaggio, quello di Stefania Sandrelli, di una bellezza, di una complessità, di una ricchezza, di uno spessore straordinario, perché è circondato e si rapporta con altri personaggi altrettanto belli ed altrettanto comunicativi, perché raccontano l'Italia, raccontano tutte le viscere in qualche modo dell'Italia, tutte le sensazioni di un paese, ma soprattutto perché è un film di una grandezza e consapevolezza cinematografica incredibili. È davvero un film di forza, di visionarietà quasi, di respiro europeo nell'uso del montaggio, dei movimenti di macchina, dei tagli delle inquadrature, delle luci e delle canzoni, mai come io la conoscevo bene, il modo in cui le parole, la musica, i suoni si fondono in una maniera mai così sperimentale. Ecco, nel cinema commerciale italiano un livello di sperimentazione tale lo abbiamo visto solo in quelli che sono i maestri riconosciuti, ovviamente Fellini. In un regista che ci ha messo molto tempo per farsi considerare come un grande, invece questo film c'erano tutti gli elementi della grandezza già evidenti, già espliciti. È un film veramente da vedere subito, quasi di un'urgenza, di un dolore, la tragedia nel sorriso, una galleria di personaggi. Ogni cosa, ecco, questo è uno di quei film che fanno capire quanto sia stato grande anche gli altri film, anche un film come La Parmigiana, che sembra la prova generale di Io la conoscevo bene di Pietrangeli. Sono film, Pietrangeli è uno di quei cineasti che fa capire quanto sia stato grande in quegli anni il cinema italiano. C'era una fertilità di società, di cultura, di industria e di menti creatrici che hanno reso il cinema italiano degli anni 60 uno dei più grandi al mondo, di più dei più grandi di sempre. Ed è per questo che nei prossimi video voglio continuare a parlarvi di quel cinema, di quell'Italia lì, di quel cinema lì, anche un po' prima, anche un po' dopo, ma per cercare di arrivare alla grandezza e comunicare la grandezza di quegli anni. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo e che voi vogliate e possiate vedere questi film che sono meravigliosi. Vi parlo di quello che in qualche modo è uno dei grandi re della commedia italiana, Mario Monicelli. Ciao a tutti!